Buongiorno a tutti. Stiamo seguendo con grande attenzione tutte le istituzioni locali, fianco a fianco, l'evolvere di una situazione che sicuramente preoccupa i cittadini, ma con la grande certezza che se ciascuno farà la propria parte, dalle istituzioni a ciascun singolo cittadino, ne usciremo presto, evitando gli sviluppi che maggiormente ci preoccupano. Asti non è zona rossa. Per Asti e per altre 14 province sono state disposte delle restrizioni che hanno una chiara logica, quella di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare i contatti sociali che si possono evitare. Ecco, chi deve andare a lavoro, è stato chiarito dalla prefettura, dalla regione, potrà andare a lavoro, ma evitiamo ogni contatto non necessario. Posticipiamo un altro momento ogni tipo di attività. Sappiamo che questo avrà anche un impatto economico, è inevitabile, ma la salute viene prima, quindi dobbiamo conciliare le esigenze legate alla sanità pubblica alle esigenze del mondo produttivo ed economico. Ciascun cittadino eviti i contatti che non siano quelli strettamente necessari. Una serie di difficoltà interpretative le stiamo affrontando, alcune le abbiamo risolte, quindi i sindaci che incontrerò oggi in videoconferenza alle ore 16 avranno modo di esplicitare, farsi portavoce delle preoccupazioni, dei dubbi dei propri cittadini. Spero che possano trovare le risposte. Alcune risposte non sono facili, è una situazione inedita che chiaramente mette chi ne ha le responsabilità, a partire dal governo, dalle regioni, di fronte a delle difficoltà oggettive. Quindi anche le criticità che sono emerse nella comunicazione in qualche modo sono da giustificare. Ecco, nell'emergenza i tempi non sono sempre rispettabili come facciamo in tempi ordinari. Purtroppo le istituzioni locali sono venute a conoscere la bozza di questo DPCM solo nella serata di ieri. Non ci aspettavamo che venisse pubblicato nella notte tra il sabato e la domenica, come è avvenuto, e quindi stiamo cercando di mettere nelle condizioni i cittadini astigiani, i loro sindaci, di poter svolgere serenamente le proprie attività economiche, di poter vivere serenamente le proprie giornate anche in questo difficile mese di marzo. Siamo certi, questo lo posso dare con tutte le garanzie, che non mancheranno gli approvvigionamenti, non verranno meno i servizi essenziali. Ecco, stiamo sereni come è dovuto in condizioni in particolare di emergenza, in primo luogo come istituzioni, attenti a quello che avviene, con un richiamo rigoroso al rispetto però di una regola di fondo che è nello spirito dei provvedimenti: evitare ogni contatto non strettamente necessario e quindi anche ogni spostamento al di fuori della zona individuata dell'Astigiano e delle province di confine di Alessandria, Novara, Vercelli e il VCO, ma anche all'interno di ciascuno di questi territori. Io sono certo che ciascuno di voi rispetterà queste indicazioni. È veramente un dovere morale, un impegno per tutti farlo. Il paese va avanti con qualche limitazione, ma ne verrà fuori solo se ciascuno di voi farà la propria parte in questo senso. Grazie, l'appello è alla pazienza e alla forza di una comunità comunque coesa e che sa sempre dare, proprio nell'emergenza, grande prova di se stessa. Grazie ancora.